in diretta da Bettolle per raccontarvi un altro aspetto del Palio della Rivalsa. Palio che si correrà qua domenica 18 giugno. Abbiamo conosciuto fino adesso la memoria storica, Davide Bianchini, neo presidente della Proloco, che ci ha raccontato un po' gli aspetti storici di questo palio, di questo curioso e storico palio in contemporanea. Abbiamo parlato con i due storici atleti, Claudio Peruzzi e Claudio Sodi, un barelliere e uno scalatore, che ci hanno raccontato un po' i trucchi e i segreti di una corsa perfetta e di una scalata perfetta. Adesso siamo qua dalla chiesa San Cristoforo di Bettolle con Camilla Roghi, un'organizzatrice di eventi della Proloco, possiamo definirti così, e Tommaso Ghezzi, ovviamente lo conoscete, è il nostro redattore, che sarà speaker ufficiale della manifestazione dal 2013, mi dicevi. 2013. Qua alle nostre spalle invece c'è il drappo che si aggiudicherà una tra le contrade vincitrici, ovvero tra Casato, Caselle, Ceppa, Montemaggiore e Poggio, colei che spengerà per prima la fiammella in cima al palo unto con il grasso, come ci hanno spiegato i nostri bravissimi atleti nella precedente intervista. Allora, Tommaso Ghezzi, palio drappo dipinto da Valerio Trabalzini. Tu hai curato un po', curi un po' anche la comunicazione, al di là di essere un po' speaker. Raccontaci un po' di questo palio. Che cosa è stato raffigurato? Qual è il tema? Perché la scelta? Allora, io, come tutta la cittadinanza bettollina, tutti i contradaioli, ho visto per la prima volta il drappo ieri sera, perché il mercoledì tradizionalmente c'è una cerimonia di apertura delle celebrazioni del Palio della Rivalsa, e di consueto il mercoledì si svela il drappo che andrà in palio la domenica successiva per la competizione vera e propria. Quest'anno Valerio Trabalzini ha realizzato quest'opera che ritorna al figurativo, perché molto spesso si pensa che i drappi o i pali o i cenci che vengono messi come oggetto di competizione siano prettamente figurativi. Invece abbiamo dei casi nella nostra storia, pure recente, di pali dipinti con altre tecniche di pittura materica, che vanno a toccare l'astratto, che vanno a toccare altri ambiti del figurativo come il surrealismo. Qui abbiamo un figurativo in composizione che mette insieme le tre componenti base che servono, diciamo così, per comporre quella che è l'iconografia del Palio della Rivalsa. Sono tre: sono il fuoco, l'acqua e Bettolle, e lo skyline, chiamiamolo così. In questo caso vediamo Bettolle, che è il paese, lo skyline l'unico che si vede, l'acqua, che ora non so se nell'inquadratura riusciamo a prenderla, però c'è una cascata tra le rocce come ha detto lo stesso autore Valerio Trabalzini durante la presentazione, che fluisce, che scorre, che passa, che lava, come il tempo, come le vicende che si susseguono e che siano drammi, tragedie, sia che siano vittorie e gioie, passano, scorrono e lavano tutti i detriti del passato. Sotto vediamo laterali le fiamme, che sono in qualche modo il fiebugio che tiene insieme tutte le cose che riguardano il Palio della Rivalsa, perché, come sappiamo, la rievocazione storica del Palio della Rivalsa rappresenta lo spegnimento di un incendio vero e proprio, quello che Ascanio della Cornia nel 1553 appiccò al borgo di Bettolle e al vecchio castello che un tempo sorgeva in questo altopiano. E al centro, questo complesso figurativo di quattro figure, due che possono essere collocabili proprio nel 1553, durante, presumiamo, la battaglia che avvenne durante l'assalto della truppa del capitano di Ventura Ascanio della Cornia all'agglomerato bettollino, e quindi c'è un soldato che infligge una spada nella scapola, nella spalla di un altro soldato che soccombe. E più in basso, quindi una scena
di morte, di sopraffazione, di violenza, e sotto invece una scena di amore, una scena che in qualche modo richiama anche, se vogliamo, la nascita, la vita, è qualcosa che compete la procreazione, e quindi è uno stridere di una scena di morte, di sopraffazione e di violenza, e una scena invece di amore, di procreazione e di unione anche carnale, visibilmente carnale, tra gli esseri umani. E quindi io mi sono permesso di dire, ovviamente sotto abbiamo anche i colori di tutte le contrade che competono, abbiamo la ceppa più in alto, già qui ci sono ovviamente tutte le cose che si dicono quando una bandiera è più in alto, in più basso, si dice più vicino alla vittoria o meno, abbiamo Ceppa, Poggio, Casato, Montemaggiore e Caselle, e io mi sono permesso di dire che è probabilmente uno dei migliori, se non il migliore, drappeggio mai realizzato per questa manifestazione. Allora, grazie Tommaso. Prima di andare a mostrare anche gli altri premi che si aggiudicherà una delle 5 contrade di Bettole, passiamo la parola a Camilla Rogli. Lei fa parte della Proloco che ha organizzato tutta la settimana degli eventi. La settimana degli eventi è partita da sabato 10 giugno con la cena di degustazione sotto i pali. Il Palio dei Cittini, che è già stato nominato nelle precedenti interviste, prima di andare a scoprire gli altri eventi, raccontaci un po' questi due eventi che sono stati un po' il taglio del nastro della 22esima edizione. Allora, abbiamo iniziato domenica con il Palio dei Cittini. Diciamo, è stato un evento importante perché non credevamo che tanti bambini del paese potessero partecipare, eravamo circa 24 bambini, quindi bei componenti, e comunque una cosa interessante e bella anche per il paese stesso, perché comunque vediamo come anche fin da piccoli, dagli 8 ai 12 anni, potevano partecipare e hanno partecipato con grande voglia di vincere, di scalare il palo, di correre, e hanno partecipato molto volenterosamente. Poi, diciamo, importante e fondamentale è stato il sabato precedente, appunto, del Palio dei Bambini, che è stata la cena di degustazione sotto i pali. Diciamo che è stata la prima volta che l'abbiamo fatta. Ideatore è uno dei componenti della Proloco, Alessandro Piancianesi, che ha avuto questa idea magnifica, diciamo, e è stato appunto aiutato poi dagli altri componenti della Proloco, e è stato un evento importante che non credevamo, ma più o meno, diciamo, circa 100 persone, anche più comunque, hanno partecipato, e quindi è stato un vero evento che ha iniziato e ha dato il via al Palio di Bettole, e siamo stati appunto molto felici. Ecco, quindi a questo punto ti chiedo, i prossimi giorni che allora, cosa vedrà Bettole? Diciamo che cosa succederà? Perché in questi giorni Bettole non sta tornando molto. Allora, diciamo, già da ieri sera è iniziato con l'evento della banda, che ha dato il via comunque alla presentazione degli atleti, dove sono stati presentati e gli è stato donato un ricordo comunque nel ricordo del palio, e la banda ha fatto il suo spettacolo, e poi siamo venuti qui nella chiesa per svelare appunto il drappo. Anche lì era molto tardi, erano più delle 11:30, quindi credevamo che la gente andasse via, invece anche la chiesa era molto piena. Stasera c'è un po' di riposo, perché comunque essendo una nuova Proloco, tutti i ragazzi giovani hanno deciso di dare uno stop per un giorno a riposarsi, per prepararsi, fare una riunione, e domani sera è l'evento per noi forse più importante, più bello e divertente per i giovani, che è la sera di venerdì sera, la propiziatoria, dove partecipano tutti le contrade, i ragazzi, le famiglie, insomma, e diciamo che abbiamo un DJ che ci intrattenerà per tutta la serata, e poi andremo anche a ballare alla Vispa, quindi noi siamo molto felici, perché il dopo cena è sempre quello che preoccupa noi ragazzi, però comunque speriamo che la gente partecipa, perché comunque speriamo, l'anno scorso eravamo circa 270, speriamo che anche quest'anno possiamo essere in quel numero. Sabato sera della provaccia, le prove ufficiali del Palio della Rivalsa, le 5 contrade si contenderanno appunto la vittoria del sabato, che detiene e serve per la partenza del giorno della domenica, la prima contrada che arriverà in piazza domenica, il sabato sera, e spengerà appunto la fiaccola, potrà partire con i portantini, il barellino e l'anfora in piedi, e al suono della campana a partire, mentre gli altri in ordine di arrivo del sabato sera potranno partire anche loro in quell'ordine.
Domenica la mattina, giornata piena, dalle 10 di mattina inizia il corteo storico dalla Via Cassia, la messa con la estrazione delle tribune, e il pomeriggio alle 4 sarà caldo, speriamo di no, e inizia nuovamente il corteo con il sole, speriamo. Con il sole, speriamo, certo, la pioggia. E alle 4 il corteo, seguito dalla sbandierata, ecco, evento eccezionale, straordinario. Quest'anno abbiamo riportato la sbandierata dei nostri bravissimi sbandieratori e tamburini delle 5 contrade in piazza circa alle 17.30. Faranno la sbandierata, verranno premiati successivamente con il vincitore, e dopo alle 18.30 circa daremo inizio al vero palio della rivalsa, la corsa e successivamente la famigerata campanella. La campanella suonerà e speriamo che vincerà poi e buon palio a tutti. Allora, abbiamo detto che c'è un bellissimo corteo storico, una sbandierata. Qua abbiamo un altro premio. Questo è il premio della Bella Betulla. In che cosa consiste e a chi viene assegnato, Tommaso? Allora, la Bella Betulla è una novità, ancora possiamo chiamarla novità perché è stato introdotto lo scorso anno. È una ceramica composta da Marta Tiezzi, che è un'artista ceramista locale. La Bella Betulla ovviamente è un nome che richiama il fondamento etimologico del nome Betolle, che pare venga da Betulla. Ovviamente ci sono vari nozionisti in merito e delle varianti etimologiche sul termine, però diciamo quella più accreditata è quella che lo lega alle betulle, agli arbusti, alle betulle. A chi viene assegnata? C'è una giuria che valuta per portamento, per costumi, per grazia, interpretazione e altre varie porzioni di valutazione il miglior corteo, e quindi delle 5 contrade, diciamo l'equivalente di quello che assiene il Mascarano, il miglior corteo viene premiato con questo piatto che è un pezzo unico, e quindi ogni anno passa di vincitore in vincitore. Bene ragazzi, allora abbiamo detto che abbiamo visto che il palio della rivalsa non è solo storia, non è solo agonismo, non è solo aggregazione. Abbiamo detto che la Prologo è stata recentemente ricostituita, c'è stato un rinnovo, ragazzi tutti giovani, ragazzi che vengono dalla vita di Contrada, perché ognuno di voi fa parte della Contrada Poggio e Contrada Caselle. Il vostro... Io non sono consigliere della Prologo. Non sei consigliere della Prologo, è il Ghezzi, ragazzi, deve sempre sottolineare, no, tutto. Ma un vostro, io non, al di là dei vostri ruoli che ricoprite, comunque io voglio sapere da voi come bettollini, che cosa si prova il giorno del palio, al di là di qualsiasi ruolo che ricoprite, se siete della Prologo, se non lo siete, se siete speaker, se siete organizzatori, che cosa provate non solo nel momento del suono della campanella, ma nella settimana del palio? Inizio io? Diciamo che quando è nato il palio della rivalsa ero un bambino e posso veramente dire che, nonostante io adesso abbia una funzione e quindi io debba mantenere una lucidità e tenere viva la mia consapevolezza di adulto, tra virgolette, perché ovviamente con tutte i dubbi del caso, però ecco, nonostante io abbia un ruolo e debba vivere in un certo modo questa manifestazione, io al suono della campanella è come se fosse ancora il 1996, cioè ho mantenuto quell'agitazione, il tenere il foulard tra i denti e farsi male tirandolo, il legarsi il foulard al polso, il tenere la stessa posizione che avevi quando la tua contrada era prima, quindi io avverto sempre quell'ansia positiva che nelle competizioni ci riporta tutti ad essere bambini, adulti, vecchi, in linea generale. Camilla, invece tu? Per me allora è una grande emozione, innanzitutto, vabbè, quando è nato il palio, io sono nata nell'anno che è nato il palio, quindi non posso dire di ricordarmi i primi pali, però mi ricordo già quando mi sono vestita da paggetta, lì era molto, comunque si faceva gara di chi potesse vestirsi. Poi nel 2012 ho corso il palio per il Poggio, abbiamo anche vinto,
quindi è un'emozione stupenda, è stata un'emozione indescrivibile. Gli anni scorsi ho partecipato attivamente in tribuna, spesso anche litigando, discutendo con i giudici, e ora quest'anno ho un ruolo un po' particolare. No, perché sono il capo dei giudici, quindi o discuto con me stessa o con gli altri, però spero, comunque è un ruolo difficile, ma di sicuro sarà imparziale, questo ci tengo a dire, perché lì dobbiamo essere imparziali. Poi siamo in 12, quindi il mio voto vale come tutti gli altri. E però speriamo, insomma, che anche loro sono stati indirizzati bene nel fare questo, deve fare questo, quest'altro. Speriamo che vada tutto bene, che non ci siano reclami. L'anno scorso magari le facevo io stessa, quest'anno non ci sono io a farli, quindi speriamo che nessun altro reclami o abbia da dire qualcosa contro la giuria. Però è una bella, una bellissima manifestazione, anche la sera quando vedi dai bambini alle persone, la mia nonna ieri sera di 87 anni era in tribuna, quindi insomma è proprio una bella manifestazione. Una manifestazione che veramente coinvolge tutti. In realtà a questa domanda potrei rispondere anch'io, ma io non rispondo, preferisco raccontarla a voi della Val di Chiana che cosa si prova la settimana del Palio qua a Bettolle. E quindi io, insieme a Tommaso, insieme a Camilla, insieme a tutti gli altri protagonisti di questa lunga diretta, vi diamo appuntamento a domenica, anzi venerdì, sabato e domenica, 3 giorni non stop qua a Bettolle, ma domenica specialmente in occasione della corsa, della sbandierata, del corteo storico, appuntamento qua a Bettolle. Seguite la Val di Chiana e seguite gli aggiornamenti da Bettolle e dal Palio della Ribalta. Grazie ragazzi e appuntamento a domenica.